tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente stradale sulla statale, grave un 44enne. Il nipote è violento, i carabinieri lo mettono ai domiciliari. Il fosso esondato ogni notte, rivivo il dramma di allora. Scoperto lo spacciatore che fornì la dose mortale ad un giovane. È il giorno della matriciana, a Fano stasera l'evento di beneficenza per i terremotati. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, che si apre con un incidente stradale che è avvenuto poco dopo le 17 sulla statale Adriatica. Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio tra Fano e Pesaro all'altezza dell'hotel Riviera. L'uomo, che stava percorrendo la statale in direzione Pesaro, è stato urtato da una Golf condotta da una donna di 52 anni, pesarese, mentre quest'ultima cercava probabilmente di entrare in un parcheggio. L'uomo è stato trasportato in codice rosso con sospette fratture al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. Per i rilievi di legge anche una pattuglia della polizia locale di Fano. È stato individuato dagli uomini del commissariato di Fano lo spacciatore di cocaina che aveva venduto una dose letale di cocaina che stroncò la vita nel bagno di casa a Massimo Sabatini, postino di 41 anni, un fatto che avvenne nel marzo scorso. Le indagini coordinate dal dirigente del commissariato di Fano, Stefano Seretti, hanno permesso di ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima e risalire così allo spacciatore che gli fornì la dose mortale. Ad essere denunciato in stato di libertà per aver venduto appunto diversi grammi di cocaina è un fanese di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine. Insieme a lui gli agenti dell'anticrimine hanno contestualmente ricostruito tutta la rete di spacciatori che operavano a Fano sul fronte dello spaccio di cocaina, oltre alla fitta rete di consumatori abituali che hanno un'età compresa tra i 20 e i 40 anni. Assieme al fanese sono stati denunciati un albanese di 35 anni ed un campano di 37, entrambi residenti in città. Nella complessa indagine sono stati effettuati diversi controlli in locali pubblici dove avvenivano gli incontri tra gli spacciatori e i consumatori. Uno di questi, un bar del centro di Fano, ha ricevuto un provvedimento di chiusura per 2 mesi da parte del questore di Pesaro. E i carabinieri di Fano hanno disposto gli arresti domiciliari per un uomo, il nipote violento, che minacciava la nonna ottantenne aizzandole contro cani di grossa taglia. L'anziana signora ad agosto si era rivolta ai militari per denunciare il nipote giudicato violento e minaccioso, e ottenendo così anche un decreto di allontanamento. Tutto inutile, perché questo provvedimento non ha impedito al giovane di 30 anni di avvicinarsi più volte alla nonna, minacciandola ancora con frasi offensive per costringerla a ritirare la denuncia. Ora il GIP, vista la ripetuta violazione del divieto di avvicinamento alla donna, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri di Fano, coordinate dal capitano Alfonso Falcucci. E adesso che abbiamo argomento, questa mattina con la troupe siamo tornati al Fosso delle Camminate, siamo sempre a Fano, e abbiamo incontrato il signor Annibali, che è il proprietario di una casa che 2 anni fa fu invasa dal fango. Vediamo. Oh.
Poco più di due anni fa, un rigagnolo d'acqua in un fosso è diventato, in una notte di pioggia torrenziale, un mostro d'acqua che ha rischiato di portare via con sé, nella furia delle acque limacciose, le vite delle persone residenti attorno al suo alveo. È il Fosso delle Caminate, di cui più volte ci siamo occupati, da quel tragico sabato pomeriggio in cui abbiamo registrato tutta la disperazione e l'impotenza di chi ha visto la morte con gli occhi. Il signor Fabio Anniballi e la sua famiglia è uno di questi. Da allora, ma anche da prima, lotta per avere un po' di serenità. È disperato, oggi come allora, e non si rassegna a vivere sotto lo scacco di qualcosa che potrebbe ancora verificarsi. E oggi, come allora, nulla è cambiato. Il ponte è sempre lì, malconcio e pericolante, come gli alberi e i tronchi nel letto del fosso. Ma ora un'altra minaccia toglie già il debole sonno al pensionato combattivo. Una frana in movimento a monte del ponte. Qui siamo a 150 metri dal ponte, dal ponticello che tutti ormai conoscete. Siamo lungo il percorso del fosso, siamo su una riva e alle nostre spalle c'è una frana che si è mossa, che si sta muovendo, che sta venendo giù e che preoccupa, perché se scende nell'alveo del fosso lo intasa completamente. Fa da tampone, dopo qui c'è una gran valata, si fa il deposito d'acqua, ma quanto riesce a rompere viene giù un gran colpo grosso che arriva al ponte. Quello che vi preoccupa sono anche i rami, ne abbiamo visti diversi, i rami, anche grossi. I rami, sì, ci sono gli alberi interi ancora di traverso, quelli fanno la diga, dopo fanno i danni grossi. Andrebbero tolti. E mi dicono che vengono a togliere, ma sta arrivando l'inverno e la cosa rimane lì. Basta il rumore della pioggia che batte sui vetri delle finestre nella notte, che la paura e il ricordo di quei momenti assale subito la sua famiglia. Una paura che non passa più, anzi, aumenta ora che con loro abita anche la nipotina di 8 anni, che ha perso anche lei ormai la sua serenità. La bambina è lo stesso, quando piove, quando sente il temporale, scappa, tu dici, ma nonna farà l'alluvione, nonna fa l'alluvione, speriamo di no, ma non si vive bene, si vive male, anche perché siamo stati abbandonati comunque, da 2 anni a sta parte, qua non si vede niente, non viene nessuno, sono tutte promesse, però tutto si vede, è tutto rimasto come allora, anche peggio. I danni di quella tragica notte ammontano a più di 40.000 euro. 2 sono state le macchine completamente distrutte e trasportate via dalla furia delle acque e il fango del fiume dentro la casa. E la paura di perdere tutto ancora una volta non ti lascia più. Anniballi si sente sballottato da Erode Appilato, con un rimbalzo di competenze tra provincia e comune che lo stanno sfinendo. Io sono stato da Fanesi, ho avuto l'appuntamento, ma sono stato lì, ho parlato, lui mi ha detto che il lavoro quest'anno non riescono a farlo perché si deve sbloccare dei soldi. Prima aveva parlato, c'era un altro incaricato, aveva parlato con lui mi aveva detto che non era colpa dei soldi, era colpa che non avevano tempo per fare il preventivo, per fare queste cose. Quelle cose per prendermi in giro, non è che è verità, ho capito alla fine, insomma. Piove forte un bel po', adesso vedi che quanto piove, non si sa come piove, non si sta tranquilli. E poi non è che si sta tranquilli, non si vede per il futuro gente che può intervenire, insomma è tutto scargabarile, tutti dicono di sì ma la sostanza non c'è niente. Io sono un disperato perché da qui non mi posso muovere, non è che posso andare via, io ormai quei 2 soldi che avevo li ho spesi qui, ho messo a posto la casa, sono finito, insomma, ecco. Insomma, cambiamo argomento, andiamo adesso a parlare di un'iniziativa che si svolge in tutta Italia, venerdì, sabato e domenica, la 24esima edizione di Puliamo il Mondo, uno dei più grandi appuntamenti mondiali di volontariato ambientale. Anche il Comune di Fano aderisce, l'iniziativa vedrà la partecipazione di Legambiente, l'assessorato all'ambiente, Aset Spa, che con i comici del San Costanzo Show spiegheranno in chiave divertente l'importanza della raccolta differenziata ai bambini. L'appuntamento è venerdì 23 settembre alle ore 9:15 nella spiaggia di Sassonia all'Anfiteatro Rastatt.
Ufficialmente siamo entrati nell'autunno, però è tempo, ancora tempo, di bilanci per l'estate che si è appena conclusa. Lo slogan coniato dalla Proloco per gli eventi dell'estate 2016 era molto eloquente: restate fanesi. Ora, detto tra noi, restare fanesi non è poi così difficile, ma rimanere a Fano in estate implica il fatto che ci siano tanti buoni motivi per farlo, e quest'estate di buoni motivi la Proloco ne ha messi in campo una cinquantina. Risolto il problema di fare cartellone, quindi 6 eventi campagnoli, 16 appuntamenti culturali, la BCC Arena e via discorrendo, ma non basta mettere insieme gli ingredienti per fare una buona ricetta. Ci vuole un bravo cuoco, e la Proloco, per cucinare a dovere la pietanza dell'estate, il cuoco ce l'ha avuto. Si chiamano associazioni, sì, perché a tenere insieme tutta la baracca estiva sono state le 40 associazioni e gli oltre 1000 volontari che, lavorando giorno e notte e sfornando un bel piatto ghiotto e gustoso per turisti e locali, che il comune di Fano ha sicuramente apprezzato e fatto registrare il più grande spettacolo per restare fanesi. Beh, è stata una stagione molto ricca di tante iniziative di qualità, ma soprattutto tutte molto partecipate, perché c'è stata in molte occasioni record di presenze rispetto al passato, e questo, come ho avuto modo di dire anche in conferenza stampa, grazie ad una grande alleanza che c'è stata tra le associazioni della nostra città che fanno capo alla Proloco, che hanno consentito, attraverso il volontariato, attraverso le tante professionalità e competenze, di avere questo ventaglio di programma molto, molto ricco, cosa che altrimenti, con le esigue risorse, con le difficoltà che le amministrazioni hanno, nel nostro caso specifico in particolare, non si riuscirebbe a garantire. Nulla tra gli ingredienti di questa succulenta pietanza estiva è mancato, quindi c'era la cultura, c'era il territorio, c'era il volontariato e c'era il divertimento, il gioco, la gaiezza tipica di chi vuole fare bene per la propria città e la vuole promuovere al meglio, la Proloco appunto. Soddisfazione perché tutta una serie di associazioni si sono riconosciute in questo programma, che poi ha preso anche il nome del programma della Proloco di Fano, ma in realtà sono attività svolte non solo dalla Proloco di Fano, ma da tante associazioni che ci si riconoscono e che ci sono nella nostra città. Eventi che sono stati di varia natura, sia per il centro storico, sia per il turismo, ma anche nei quartieri, dove è andato un supporto sociale veramente importante. 40 eventi di varia natura, circa 40 associazioni, 1000 volontari al lavoro per dare un programma di accoglienza veramente importante. Quindi io non posso che ringraziare tutti i volontari che anche ci ascoltano per queste attività che stanno facendo nella nostra città. Fano batte estate moscia 50-20-0, quindi, ma ora il pensiero corre veloce al prossimo grande appuntamento per rimanere a Fano. Abbiamo già iniziato a lavorare, proprio ieri sera c'è stato un incontro con le Proloco di tutto il territorio, perché faremo rete in tutta la provincia di Pesaro Urbino con il Natale che non ti aspetti, perché richiameremo gente da tutta la nazione, e poi, una volta che qua nella provincia di Pesaro Urbino, cercheremo di farla girare tra le nostre bellezze. E adesso invece parliamo di un appuntamento con un attore dialettale fanese che, quando scende in campo, mette sempre grandi successi. Dopo la passeggiata di paura, Filippo Tranquilli sta per indossare i panni dell'architetto Vitruvio. A spasso con Vitruvio. Io a pochi giorni dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale ho immediatamente pensato, ho fatto una piccola offerta come tanti di noi, poi mi sono chiesto: fra 30 giorni, a distanza esatta da un mese dal terremoto, già quanti cominceranno a scordarsi di ciò che è successo? E allora ho detto tra me: perché
non usare questa mia predisposizione per raccontare delle storie a distanza di 30 giorni dal terremoto, raccontare un altro personaggio fanese, proprio fanese, il più grande architetto di tutti i tempi, ovvero Marco Vitruvio Poglione. E allora mi indosserò le vesti di Vitruvio e chi vorrà venire con me, partiremo dalla Rocca Malatestiana, però percorreremo il perimetro delle mura romane e i resti che ci sono ancora oggi e racconterò degli aneddoti sulla vita di Vitruvio e su ciò che lui ha fatto. Un po' tra il serio e il faceto. Ecco, questa è una passeggiata che faremo sabato 24, dalle ore 18 il ritrovo è davanti alla Rocca Malatestiana, fino a che non siamo stufi, massimo fino alle 8. Per cena tutti a casa, ci salutiamo da buoni amici. E ci sarà anche modo di devolvere in beneficenza, appunto pro terremotati, quello che uno ritiene giusto e opportuno. Sì, i partecipanti, chi parteciperà a questa camminata, a questa passeggiata con me, sono pregati di elargire un'offerta per le popolazioni terremotate. Con me ci saranno i Cesarini, ovvero l'associazione genitori Sant'Orso Perfano. Noi ci siamo prestati con molto molto moltissimo piacere ad accompagnare l'amico Filippo, perché poi è una bellissima esperienza, lui è molto acculturato, ci racconterà a tutti i presenti tutti gli aneddoti appunto sulla romanità. Sono curioso anch'io di saperli, naturalmente anche per me sarà una sorpresa e non vedo l'ora di ascoltarlo. Perciò ce l'ha chiesto e veramente saremo tutti in divise romane ad accompagnarlo. E c'è un altro appuntamento che ha preso il via in questi minuti in piazza 20 settembre, un appuntamento per dare sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto, l'appuntamento in piazza 20 settembre con gli spaghetti alla matriciana che verranno serviti e stanno per essere serviti a tutti coloro che andranno in piazza e vedo già tanta gente attorno a Lino Balestra. Lino, raccontaci. Sì, buonasera, buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Qui siamo veramente nel clou della serata. In questo momento la piazza, se l'operatore Filippo Pucci può ribaltare la prospettiva, far vedere, è diventata un ristorante a cielo aperto. Tantissimi sono già seduti ai tavoli che stanno gustando questa prelibatezza. Lo spaghetto alla matriciana, naturalmente la iniziativa che ha preso forma per questa sera, ha nel suo DNA la solidarietà con le popolazioni terremotate, le popolazioni marchigiane, le popolazioni del centro Italia. Qua c'è già il desk dove si fa il biglietto per entrare in possesso di questi spaghetti così gustosi. Vedete, già tanta gente si è fatta qui al costo di 10 euro, al costo di 10 euro si gusta questo piatto e si fa beneficio. L'intero importo verrà devoluto appunto alle popolazioni terremotate. Adesso io, se mi consentite, nei pochi minuti di questo collegamento volevo farvi vedere, scusate le spalle, ecco le persone che stanno aspettando di ricevere la matriciana in questo momento. Se riusciamo, ecco, a far vedere dentro nella cucina in questo momento allestita a ridosso del Teatro della Fortuna, praticamente una trentina di operatori stanno lavorando febbrilmente per far sì che tutti quanti verranno qui in piazza, avranno il loro piatto. Sono state predisposte 2000 porzioni di spaghetti alla matriciana, ma chiaramente se l'andamento è questo forse verranno superate. Speriamo che loro si sono attrezzati per far sì che tutti quanti possano gustare questo piatto. Una ventina di Boy Scout che hanno nel DNA naturalmente la solidarietà sono addetti alla pulitura, prima erano qui vicino a noi, Boy Scout naturalmente fanno da spazzini momentanei. Tantissima gente, come vedete, sta degustando in questo momento la matriciana. Abbiamo qui a tiro
il sindaco di Fano, che lo abbiamo colto sul fatto. Sindaco, l'ha mangiata o, non la, o la deve ancora mangiare la matriciana? Non l'ho ancora mangiata, ma quello è il minimo, l'importante è la presenza e aiutare le popolazioni terremotate. Quindi già colpo d'occhio vedere la piazza piena con tanta gente. Tanta gente. E quella è la vera risposta, ma non avevo dubbi. Bene, grazie, la lasciamo alle sue cose, perché giustamente la fila c'è da fare. Io in quest'ultimo scampolo di collegamento vi volevo far vedere adesso con l'audio, speriamo di riuscire a vedervi. Laggiù in fondo c'è il, insomma, il parco chiuso degli artisti. In questo momento si tiene il DJ set, naturalmente i DJ stanno lavorando, ed eccolo qua il parco degli artisti. Emidio Rossi, che ha girato i dischi fino adesso, vediamo se riusciamo a tirarne qualcuno vicino a noi. E naturalmente in questo momento si stanno un po' riscaldando e stanno facendo del loro meglio. Eccolo qua, ce l'abbiamo qui uno degli interpreti, qualcuno degli interpreti che si vuole avvicinare. E allora, che cosa metterete in piedi? Allora, si sente qua della musica dance, ma tra poco faremo della musica suonata dal vivo con tutti gli amici fanesi, musicisti, tutta la piazza che si sta riempendo. Speriamo che sia una bella festa col cuore per i nostri amici delle Marche, che purtroppo sono stati meno fortunati di noi con questo terremoto. Bene, la musica può fare tanto, in questo momento si mette in gioco. Io vi saluto dando le spalle al grande ristorante a cielo aperto che è la piazza 20 settembre di Fano per gli spaghetti alla matriciana. Io restituisco la linea allo studio, a voi. Bene, grazie allora Lino Balestra, siete ancora in tempo per andare ad aiutare e dare il vostro contributo per questa nobile iniziativa che si sta tenendo in piazza 20 settembre a Fano. Il telegiornale è finito, Occhio alla Notizia torna domani, grazie per averci seguito, buona serata.